amici e amiche di Spunti Riflessione, bentornata Giorgia Audiello. Ciao Giorgia, grazie per essere con noi. Ciao Paolo, grazie a te per l'invito. E buonasera a tutti. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, spero che aumenteranno sempre di più. Ricordatevi sempre, anzi questa volta lo dico in apertura così non mi dimentico dopo, ricordatevi sempre quando vedete questo video, mettete like, condividetelo, non costa niente e può aiutare anche alla visibilità. Io ricordo Giorgia Audiello, scrive per l'Indipendente, è stata già mio ospite in diverse occasioni, tra l'altro vorrei ricordare la puntata che risale a diversi mesi fa, addirittura credo fosse il mese di luglio, perché mi ricordo che era estate dello scorso anno quando parlammo del famoso, famigerato, dipende dai punti di vista, Digital Service Act. Sì, a settembre. A settembre, ecco. Settembre 2023. Perfetto. Io vi consiglio ovviamente di leggere i suoi contributi, i suoi articoli pubblicati appunto per l'Indipendente, che è una testata online che devo dire secondo me fa un ottimo lavoro, tra l'altro arricchito anche dal supplemento mensile, il Monthly Report, che questo ricorda, ecco, ne approfittiamo così facciamo anche un po' di pubblicità. L'ultimo numero a cosa è dedicato? L'ultimo numero, quello in uscita, sarà dedicato alle guerre in corso, guerre dimenticate, quindi tutte le guerre di cui si parla poco, tolto quella in Ucraina e a Gaza, ci sono tantissime altre guerre nel mondo di cui nessuno sa nulla e quindi faremo, o comunque poco o nulla, e su cui abbiamo fatto un approfondimento su ciascun conflitto, a partire dallo Yemen, alla Repubblica Democratica del Congo, al Sudan, ci sono tantissime guerre dimenticate, quindi abbiamo fatto un approfondimento ampio sulle cause di queste guerre per cercare di capire un po' meglio che cosa le determinano e di cosa si tratta. Tra l'altro ricordo che l'Indipendente per scelta precisa non si avvale di nessun tipo di sponsorizzazione, non ha pubblicità, cioè in pratica si sostiene unicamente grazie alle persone che decidono di sottoscrivere l'abbonamento, che tra l'altro consente appunto di fruire di contenuti aggiuntivi come tutta una serie di approfondimenti e poi appunto anche il supplemento mensile Monthly Report, che ogni mese devo dire è dedicato a un tema di grande interesse e in questo caso direi anche di grandissima attualità. Queste guerre dimenticate purtroppo sono la testimonianza che non necessariamente è l'efferatezza delle violenze che fa la notizia, ma spesso è semplicemente un discorso, diciamo, di scelte editoriali che vengono compiute. Gli interessi dominanti. Gli interessi dominanti. Chiaramente, sì, i media si occupano di una cosa piuttosto che di un'altra in base alle direttive dei finanziatori, degli editori, che hanno certi interessi precisi, naturalmente. Però c'è di buono, ecco, che stanno nascendo al contempo anche tutta una serie di testate indipendenti, per esempio adesso da poco anche il Vaso di Pandora, canale YouTube, è diventato a sua volta una testata giornalistica regolarmente registrata, ricordo anche l'Antidiplomatico, la Fionda, perché ci scrivo anch'io, ogni tanto facciamo anche di pubblicità a casa nostra, però comunque ci sono tutta una serie di fonti di cui potersi avvalere, poi naturalmente molte sono fruibili gratuitamente, però insisto, se si vuole anche dare una mano, a volte bastano veramente anche pochi euro al mese per dare una mano a chi fa un lavoro di informazione veramente indipendente. Oggi con Giorgia abbiamo scelto di parlare di quello che è, di quello che dovrebbe essere l'argomento all'ordine del giorno, che però non mi sembra che sia così tanto menzionato, mi sto riferendo al pericolo della guerra sul suolo europeo, e forse non solo sul suolo europeo, perché c'è comunque una serie di escalation, per il momento ringraziando il cielo verbali, e speriamo che rimangano solo appunto verbali, che fa rabbrividire, perché ci sono veramente tanti tanti segnali, adesso Mari cedo la parola a te così cominciamo a introdurre il tema, che inducono, oserei dire, un certo pessimismo, nonostante io tendenzialmente cerchi di essere al contrario ottimista, però è necessario anche fare un bel bagno di realtà ogni tanto. Prego Giorgio. Sì, beh, tu hai detto escalation verbali, in realtà anche non verbali, anche sul campo, perché abbiamo visto nelle ultime settimane che le forze armate ucraine hanno colpito un sistema di difesa aereo in territorio russo, nella regione di Belgorod. E questa azione deriva direttamente dalla decisione dell'amministrazione americana
di autorizzare appunto Kiev a colpire il territorio russo con le armi americane, cosa che non era mai successo prima e non era permessa prima alle forze armate ucraine. Quindi colpire il territorio russo, sebbene limitatamente, ovvero solo nelle retrovie di Kharkiv e quindi nella regione russa di Belgorod, di confine. Quindi hanno cercato di limitare gli attacchi in profondità in territorio russo, ma questo comunque è bastato ad innescare l'escalation anche con Mosca, che ha subito reagito, perché il Cremlino ha detto che reagirà a questi attacchi in modo simmetrico. E addirittura il presidente russo Vladimir Putin, la scorsa settimana al Forum economico di San Pietroburgo, ha detto che potrebbe fornire armi agli avversari, ai nemici delle nazioni europee che potrebbero a loro volta usarle per colpire i siti sensibili in Europa, per esempio. Quindi l'escalation c'è ed è motivata soprattutto dal fallimento della controffensiva ucraina e in realtà dalla disfatta sul campo di battaglia delle forze armate ucraine, alle quali non solo mancano le armi, ma anche gli uomini. Quindi sono a corto di soldati e l'unica cosa che possono fare è distrarre l'attenzione dal campo di battaglia colpendo nelle retrovie, colpendo in territorio russo. Quindi questa scelta di aumentare la tensione è dovuta proprio al fallimento della strategia occidentale, ossia quella di armare Kiev combattendo, quindi quella che è una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia, combattuta sul suolo ucraino. Questa strategia ha fallito perché si sono tutti resi conto abbastanza bene che il fornire le armi a Kiev, anche se gli aiuti sono stati ritardati negli ultimi mesi perché sono stati bloccati al Congresso americano, ma comunque di armi ne sono arrivate, ma questo non cambia le sorti della guerra. Ossia non permette alle forze armate ucraine di riconquistare i cosiddetti territori occupati. E questo perché Mosca distrugge subito queste armi nei depositi, quindi una buona parte viene distrutta immediatamente nei depositi e un'altra parte viene distrutta dalla contraerea russa. Quindi poi le armi che vanno veramente, che colpiscono davvero dei siti sensibili russi sono poche. E questo, unitamente alla carenza di uomini ucraini che devono essere reclutati con la forza, Giusto. sempre più osserviamo questo fenomeno delle autorità ucraine che vanno a caccia degli uomini ucraini non ancora arruolati, si sta diffondendo sempre di più. Tanto che gli ucraini si nascondono addirittura nelle cantine e non possono uscire di casa nemmeno per fare la spesa. Quindi questo ci restituisce l'immagine di una nazione che non è in grado di sconfiggere la Russia. Ma questa escalation ci dice anche un'altra cosa, ossia che la NATO e tutto il blocco atlantico si è infilato in una sorta di vicolo cieco. Perché? Perché non c'è un piano B rispetto a quello di sconfiggere militarmente la Russia. E questo perché? Perché al contrario di quanto è stato detto fin dall'inizio, ossia di preservare, di difendere l'integrità territoriale ucraina, il vero obiettivo invece è quello di infliggere una sconfitta strategica militare alla Russia. Infliggere una sconfitta strategica militare è l'unico modo attraverso cui il blocco atlantico, in particolare l'anglosfera, pensa di poter mantenere la propria egemonia globale, che è minacciata ormai dalle potenze in ascesa di Russia e Cina, in particolare dalla Russia. Quindi è in gioco il primato geopolitico americano e gli Stati Uniti non vogliono cedere il loro scettro globale, motivo per cui hanno innescato questo conflitto per procura. E ora scendere a negoziati significherebbe anche doverci in qualche modo rimettere la faccia con le opinioni pubbliche occidentali, alle quali sono state raccontate cose non corrispondenti al vero fin dall'inizio. Quindi fin dall'inizio questo conflitto ha avuto una copertura mediatica che potremmo definire pessima,
ci hanno raccontato che con le sanzioni la Russia sarebbe crollata, che l'esercito russo non avrebbe resistito un mese perché l'hanno ritratto come una sorta di armata brancaleone allo sbaraglio, dotato solo di vecchie armi sovietiche. Ecco, questa narrazione è stata completamente falsa, menzognera, e quindi ammettere che l'Ucraina è stata sconfitta è un peso per le elite occidentali, non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche appunto da quello mediatico. Quindi si sono infilati in questo vicolo cieco in cui l'unica soluzione sembra quella di alzare sempre più l'asticella. Quindi ci ricordiamo che inizialmente bisognava fornire a Kiev solo armi difensive e poi via via è stato un crescendo fino appunto a fornire dei missili anche a medio raggio, e adesso siamo arrivati a colpire il territorio russo. Quindi naturalmente il rischio di un'escalation e di allargamento del conflitto è assolutamente reale. È pericoloso soprattutto per gli stati europei, che sarebbero poi i più esposti in quanto si tratta di una guerra nel cuore dell'Europa. E gli stati europei invece, piuttosto che assumere un atteggiamento indipendente, si sono prostrati ai diktat e alla volontà di Washington, questo fin dall'inizio, perché comunque sappiamo bene che l'Unione Europea, la Commissione Europea è smaccatamente filo atlantica, filo americana. Temo Come? che non rimarrà. E temo, sì, anch'io, visti i risultati delle europee. E quindi ecco il problema poi sarà proprio degli stati europei, che già risentono, per esempio a livello economico, degli effetti di questa guerra. Io ci sono due punti. Innanzitutto, grazie per questa esposizione che è molto, devo dire, nella sua sintesi è molto efficace. Quello che mi viene in mente sono, innanzitutto, ecco, tu hai giustamente riferito, si è riferito giustamente alla rappresentazione mediatica che ci è stata proposta di questo conflitto e di tutte le balle che sono state dette anche da personaggi, insomma, abbastanza importanti e con un'importante visibilità. Però ecco, è interessante ricordare una cosa, l'aggressione veramente molto molto forte che c'è stata nei riguardi di tutti coloro che fin dall'inizio hanno cercato di evidenziare tutta una serie di aspetti. I nomi sono tanti, non ne facciamo perché tanto sono abbastanza conosciuti, però voglio dire, chi diceva guardate che state mandando l'Ucraina al massacro, guardate che l'Ucraina verrà devastata. Guardate che morirà un sacco di gente, guardate che il paese verrà distrutto e devastato. Tutte queste cose erano state dette e vorrei anche ricordare che c'era stata l'opportunità a distanza praticamente di pochi mesi, anzi poche settimane, dall'inizio della così, quella che per i russi è operazione militare speciale, quella che per gli occidentali è guerra di aggressione contro l'Ucraina, abbiamo tutte e due le definizioni, poi ognuno sceglierà quella che più gli aggrada. Però ecco, c'era stata anche l'opportunità di porre fine alle ostilità e oramai è il segreto di Pulcinella sapere perché quegli accordi non sono andati a buon fine. Io mi limito a ricordare, sono tutte cose che potete trovare praticamente anche online, anche credo su YouTube. Vorrei ricordare la telefonata che fece Zelensky al presidente francese Macron subito dopo l'inizio della cosiddetta operazione militare speciale, che in pratica si rendeva immediatamente disponibile verso un eventuale negoziato. Vorrei ricordare quello che è successo con i mancati accordi dei negoziati che furono fatti in, che furono, o meglio, non che furono realizzati, che diciamo si cercò di intavolare in Turchia. Cioè, guardate la condizione dell'Ucraina oggi e ragionate chi è veramente dalla parte dell'Ucraina. Siccome in Italia ci si becca l'etichetta, ma sono beccata anch'io ovviamente, di essere filorussi. Cioè, prendere atto della realtà, che poi uno possa avere simpatia o antipatia verso questo o quel personaggio politico è totalmente irrilevante. Prendere atto della realtà che l'Ucraina è un paese devastato, distrutto, che ha perso delle regioni che mi riesce difficile, al di là dei sogni di qualcuno, che possa essere anche recuperato. So, stante la situazione attuale, direi che è un'ipotesi assolutamente, da escludere. Cioè, quanto ci avrebbe guadagnato, al contrario, o meglio, quanto non ci avrebbe perso, se vogliamo dirla così,
da una eventuale soluzione di questo tipo. A questo punto, chi sono veramente i sostenitori dell'Ucraina? Chi l'ha portato questo paese alla devastazione? Faccio questa domanda. O chi ha sostenuto una guerra che, sa, da tutti i punti di vista sta producendo effetti incredibili? Anche perché, tra l'altro, io vorrei suggerire, mi è capitato di vederlo proprio oggi sul canale di Michele Santoro, YouTube di Michele Santoro. Oggi è stata fatta un'intervista, a cui ha partecipato, se non ricordo male, anche Nicolai Lili, a un esule ucraino che ha raccontato come stanno le cose nel suo paese. E ovviamente lui è scappato, è un espatriato. Immagino che dal punto di vista ucraino sarà un traditore. E ha chiarito molto bene che cosa si intende per sostegno. Perché cioè, se mi dicessero sei dalla parte ucraina, direi di sì, ma non sono da parte di questa dirigenza politica dell'Ucraina. È un altro discorso molto, molto diverso, che non viene colto alla faccia di chi spara queste etichette filorusse e balle varie che ci sono state propinate in questi ultimi 2 anni e passa oramai, che veramente. Cioè io non so. Ecco, questa domanda è solo provocatoria, non la sto facendo a te, ben inteso. Io mi chiedo come certa gente abbia ancora il coraggio di parlare, perché ce ne vuole veramente, anzi, la faccia tosta, aggiungo. Sì, ma allora ci sono tantissime cose da dire su questo punto. Naturalmente la narrazione che hanno messo in piedi serviva a creare il consenso dell'opinione pubblica occidentale, senza il quale non avrebbero potuto procedere, perché chiaramente se non c'è una base di consenso, se hai il popolo contro, non regge il sistema democratico che si basa proprio sulla creazione del consenso, dove per creazione del consenso si intende un'ampia manipolazione dell'opinione pubblica attraverso i media. E questo è noto fin dagli inizi della democrazia in America in particolare. Per quanto riguarda l'Ucraina, è un paese assolutamente distrutto, assolutamente fallito. Tra l'altro, sentivo addirittura un senatore americano che diceva che gli aiuti forniti all'Ucraina dovranno essere ripagati anche con gli interessi. Quindi stiamo parlando di un paese totalmente distrutto, appunto con un debito pubblico che è un buco nero e sul quale vogliono metterci le mani un po' tutti con la ricostruzione. Quindi diciamo che chiaramente ci sono anche gli interessi economici e finanziari. L'Ucraina è stata usata dagli Stati Uniti in questo caso come mezzo, come arma, non solo per contenere la Russia, perché hanno fatto dell'Ucraina un'antirussia, ma anche per dividere l'Europa dalla Russia, perché uno dei grandi obiettivi, tra i tanti di questo conflitto che è stato innescato, lo ricordo brevemente, fin dal 2014 con la rivoluzione di Maidan, quando c'è stato un colpo di Stato in Ucraina che ha sostituito l'allora legittimo presidente Yanukovych con un'amministrazione poi filo occidentale, da cui si è innescato il conflitto anche in Donbass che è proseguito finora. Ecco, dicevo, tra i tanti obiettivi c'è quello di separare l'Europa dalla Russia per rendere l'Europa debole. Infatti, chi ha architettato tutto questo ci sta riuscendo benissimo perché tu parlavi dell'Ucraina, chi sostiene davvero l'Ucraina, beh, ma non solo, non sono di certo gli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina nonostante l'apparenza, ma a rimetterci sono proprio anche gli Stati europei. Se pensiamo, per esempio, al crollo economico tedesco che poi coinvolge anche altri stati, tra cui l'Italia, essendo l'Italia, assolutamente dipendente dall'industria, tedesca. Quindi, in realtà, per tornare alla domanda che facevi tu, chi ha difeso davvero l'Ucraina sono stati proprio i filorussi, tra virgolette, come li hai chiamati tu. E tutto ciò che ci hanno raccontato è oramai pienamente constatabile che non si è verificato. La Russia non è fallita, sta avanzando lungo tutta la linea del fronte proprio in quest'ultimo periodo. Non è isolata, come ci hanno raccontato, l'isolamento della Russia è tutt'altro che isolata. C'è appena stato il vertice dei ministri degli esteri dei BRICS questa settimana, a cui vogliono aderire sempre più nazioni, presieduto proprio dalla Russia quest'anno.
Quindi tutta questa narrazione si è sgretolata e gli unici perdenti di questa guerra sono poi proprio l'Ucraina stessa, che è un paese martoriato, senza più uomini e con un'intera generazione distrutta, e gli Stati europei. A proposito degli Stati europei, vorrei dire che nonostante appunto il crollo economico, in particolare di quello che era il motore dell'economia europea, cioè della Germania, ecco, l'Europa prosegue in questa folle russofobia, e quindi abbiamo sentito il ministro della difesa tedesco Pistorius che recentemente ha detto che la Germania deve prepararsi alla guerra contro la Russia entro il 2029 ed è stato addirittura pubblicato un documento intitolato Direttiva Quadro per la sicurezza generale, che in caso di guerra prevede innanzitutto la coscrizione obbligatoria, i razionamenti e la trasformazione delle stazioni della metropolitana in bunker. Quindi la Germania è totalmente orientata, ma non solo la Germania, anche i paesi baltici, la Polonia, la Francia, è completamente orientata ad una guerra vera e propria con la Russia. Quindi stiamo andando effettivamente in questa direzione, cosa che denunciano anche gli stessi alti diplomatici russi. E qual è il motivo di tutto questo? Beh, sarebbe un'ipotetica quanto remota invasione russa dell'Europa. Naturalmente anche questo è un motivo che serve a legittimare tutta la preparazione di guerra degli stati europei, perché non conviene a nessuno, tantomeno alla Russia, attaccare un paese europeo, a meno che non siano totalmente impazziti, perché sappiamo che scatterebbe l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, quindi ci sarebbe immediatamente un conflitto allargato a cui nessuno interessa, non sono interessati assolutamente e non ci sono mire imperialistiche di questo tipo. Quindi l'Europa si è completamente buttata in questo ruolo di nemica della Russia, quando fino a poco tempo fa era una partner, in particolare la Germania, una stretta partner commerciale di Mosca. Quindi l'escalation è anche questa, anche questi toni accesi tra le cancellerie da parte delle cancellerie europee. E questo perché l'Europa è la prossima pedina americana da sacrificare nella sua guerra contro la Russia. Poi tra l'altro diciamo che questo fa. Io ho fatto diverse puntate sul mio canale dedicate a questo argomento, una delle quali recentissima con Francesco Dall'Aglio, che ricordo è un analista geopolitico esperto proprio di strategia militare, che tra l'altro è il titolare anche del canale, ricordo War Room, così facciamo anche un po' di pubblicità, che se non ha bisogno certamente di quella che gli faccio io. Io gli ho fatto nel corso di questa interessante intervista una domanda proprio molto diretta. Gli ho detto: Francesco, scusa, ma visto che tu sei esperto di queste cose, da un punto di vista squisitamente del potenziale degli armamenti militari, lasciando perdere il discorso nucleare, perché se scatta quel tipo di conflitto ci salutiamo tutti e so, non c'è neanche più ragione di parlarne, anzi non avremo neanche più modo di parlarne, purtroppo, temo. Però ecco, al di là di tutto, cioè, la Russia è nelle condizioni di portare avanti questa invasione che, secondo le parole di alcuni personaggi, dal mio punto di vista, sono poco informati, avrebbe potuto arrivare addirittura a Lisbona, diceva qualcuno. E lui ha risposto, rinvio a quell'intervista naturalmente, no, cioè non ci sono proprio neanche materialmente le possibilità. Tra l'altro, allo stesso punto, vorrei ricordare che in più occasioni ha riconosciuto il maggiore potenziale militare della NATO rispetto a quello russo, quindi evidentemente, come dicevate, bisognerebbe avere proprio istinti suicidi e non mi risulta che queste siano nelle corde della dirigenza politica russa. E però ecco, c'è l'altra domanda che però nessuno si fa, e tu l'hai già detto questo, cioè chi è che ci ha alla fine guadagnato e chi invece ci ha rimesso per effetto di questo conflitto? Probabilmente ci hanno guadagnato molto gli americani, in particolare il complesso militare industriale, le stesse ricordo esportazioni di gas, che tra l'altro, visto che si fa tanto, sempre ci si riempie la bocca di questo rispetto del clima, del green, della transizione energetica, è una delle cooperazioni più micidiali che si possano immaginare per l'ambiente, il cosiddetto fracking, no?
E poi, ecco, allo stesso tempo, diciamo che anche la Russia possiamo dire che ci ha guadagnato. Cioè, a rimetterci in tutto questo sono stati, giustamente come ricordavi tu, gli stati europei e poi, in primis, naturalmente l'Ucraina, che è stata mandata letteralmente allo sbaraglio, o meglio, i cittadini ucraini, perché poi ovviamente non mi risulta che i dirigenti politici vadano mai in guerra. Non mi ricordo chi diceva quel famoso detto: se le guerre non scoppierebbero se i politici e i sovrani mandassero in guerra i loro figli, dovessero mandare in guerra i loro figli, quindi evidentemente, sa, magari c'era anche un po' di verità anche in questa vecchia massima di saggezza, sicuramente. Per cui, ecco, però, nonostante tutto, io questo spirito critico, e qui veniamo un po' anche al punto. Io non lo vedo perché la gente non mi sembra che sia, anzi, ti dirò di più, che col fatto che oggi di guerra in Ucraina se ne parla meno, e probabilmente se ne parla meno semplicemente perché è difficile continuare a parlare di una guerra quando fino al giorno prima dicevi Putin ha perso e adesso è completamente rovesciata la narrazione, inutile che ci giriamo tanto attorno, no? Per cui, come dire, meglio sottacere. Però ecco, il problema è che la gente continua a non capire che poi questa situazione di escalation potrebbe condurre invece a un conflitto che ci vede impegnati in prima persona. Lo so che a molti piace pensare, stanno parlando così per dire, scambiano, come dire, ogni tanto qualcuno lancia qualche missile, qualche drone, ma in realtà poi tanto non si arriva, diciamo, come dire, al punto. Al dunque, ecco, come si potrebbe cercare, non dico di riuscirci, ma almeno dico fare un tentativo di far capire alla gente che siamo messi non male, molto, molto, molto male. Cioè. Sì, ma penso che per farlo capire bisognerebbe avere il controllo dei grandi media, ecco, sarebbe l'unica soluzione perché sono i grandi media che poi arrivano alle masse. Alle masse non ci si arriva purtroppo, sarebbe bello con i canali di informazione YouTube o con l'informazione indipendente, anche se si stanno affermando sempre di più questi canali di informazione indipendente, per fortuna sempre più gente. Si rivolge a un'informazione di un certo tipo, specie dopo tutta la questione del Covid, dove molti hanno cominciato a capire che le narrazioni ufficiali non erano così veritiere, non erano così affidabili. Insomma, questo ha svegliato un po' di persone da questo punto di vista, però. Diciamo che se c'è un vantaggio che vogliamo vedere in tutta quella terribile triennio, sicuramente questo è, cioè il fatto Sì, che ha unico. risvegliato molte, molte coscienze, non dico tante, però molte, dai, Sì, molte. e naturalmente il controllo dei grandi media serve proprio a questo, cioè ad avere in mano i comportamenti delle persone, le opinioni delle persone e non è di certo, come dire, interesse dei detentori dei grandi media far capire alle persone che si sta correndo un grande rischio. Non lo è per il motivo di cui parlavo prima, cioè per la creazione, la fabbricazione del consenso. Naturalmente se gli stati europei continuano a mandare armi, continuano anche a sostenere per esempio l'invio di unità militari europee sul suolo ucraino addirittura, eccetera, eccetera, non è nell'interesse dei poteri mediatici, far sì che la gente si renda conto del pericolo che si può correre. Chiaramente un pericolo che forse è ancora lontano, perché? Perché una guerra nucleare non è nell'interesse di nessuno, quindi tutti, dagli Stati Uniti alla Russia, cercano di evitarlo, ma è ovvio che il rischio c'è, specie se si considera per esempio il fatto che sempre nelle scorse settimane è stato colpito un importante radar russo che costituisce un sistema di allerta precoce, per esempio in caso di attacchi nucleari. Probabilmente non è stato, le notizie sono un po' confuse, non è stato davvero danneggiato, ma questo è un grande rischio, cioè è stata un'azione molto avventata perché la dottrina nucleare russa prevede anche in casi di questo tipo l'utilizzo dell'atomica, nel senso che se si danneggia una struttura strategica rilevante per la difesa della Russia, ecco che può scattare anche la difesa nucleare. Per cui basta niente davvero per allargare il conflitto e trovarci poi in un potenziale conflitto nucleare.
Questo sì, viene capito poco, ma perché viene trasmesso poco, e quindi il punto ruota sempre intorno al potere dei media. Il potere dei media è un potere enorme, ed è per questo che è gestito sempre dalle stesse oligarchie, cioè le oligarchie liberali, atlantiste, filonato. Quindi, prendiamo ad esempio i grandi giornali, non lo so, del gruppo Gedi, eccetera, sono tutti posizionati su questa linea. Di conseguenza, anche se vengono sempre meno letti in realtà, però c'è una fetta che ancora li legge, una fetta che non legge niente e una piccola fetta che invece si rifà a fonti indipendenti, che però non basta perché è una fetta troppo piccola affinché la maggior parte delle persone prenda coscienza. Quindi. Sai cos'è l'altra mia perplessità? Adesso continuo a pensare, la gente, anche per un discorso a volte forse di quieto vivere, uno può fare anche il ragionamento di chi, cosiddette persone che, come so dire, vivono la giornata, come dire, oggi ci sono, domani chi se ne frega, quindi chi ragiona in questi termini magari non si pone neanche certi problemi, perché alla fine dice tanto che, come dire, andranno come andranno le cose della serie, che ci posso fare, un po' questo è il... Oppure è anche più confortante pensare, ma stanno esagerando, poi tanto adesso dai, stanno arrivando le vacanze, ora ce ne andremo al mare, in montagna, che dobbiamo pensare alla guerra. Tutti ragionamenti che posso anche umanamente comprendere, ma non è detto che siano naturalmente corretti. Però ecco, possibile anche che la gente non si ponga il problema anche del peggioramento generalizzato delle nostre condizioni di vita, perché stiamo tutti qui a lamentarci, per fare un esempio molto pratico di vita quotidiana, di quando andiamo a fare la spesa, anche per i cosiddetti generi di prima necessità, e ovviamente tutti noi ci troviamo davanti a prezzi che sono lievitati parecchio, cioè qualunque cosa costa di più di quello che poteva costare 2 o 3 anni fa. Ci sono naturalmente tutta una serie di ragioni che non sono solo legate al conflitto, le spiego anche Demostene Sploros in occasione della puntata sulla questione delle politiche energetiche totalmente fallimentari, peraltro che sono state adottate in sede, tanto per cambiare, in sede di Unione Europea. Però ecco, in generale occorre anche interrogarsi sul fatto che, per esempio, quando aumenta il costo dell'energia, ecco, la politica brillante che abbiamo seguito negli ultimi 2 anni, ovviamente i costi dell'energia sono andati alle stelle, già stavano aumentando da prima, però anche il conflitto ci ha messo il suo. È ovvio che tutto lo vai a pagare di più. Cioè, è inutile che ci stiamo anche qui a lamentare del fatto: ah, questo mese mi è arrivata la bolletta, che ne so, il triplo dello stesso periodo dello scorso anno. Quando vado a comprare la carne, il pesce, li pago l'ira di Dio. Cioè, c'è anche tanta gente. Io ho letto anche di questi contributi proprio sull'Indipendente, che sta facendo economie, no, non dico che non è che non si stanno comprando la cassa di champagne, cioè c'è gente che sta facendo economie veramente su quelli che possiamo chiamare realmente i generi di prima necessità, gente che sta rinunciando alle cure mediche perché non se le può permettere. Cioè, è tutto un discorso. Veramente l'Europa è stata economicamente parlando devastata e forse non abbiamo ancora visto purtroppo il peggio. Adesso c'è pure il rischio del conflitto, cioè. Però ecco, aggiungo anche un ulteriore tassello alla nostra riflessione. Però mi sembra di capire che in altri paesi europei la percezione delle cose che non vanno, delle responsabilità che vanno attribuite a qualcuno, c'è stata, perché il voto che c'è stato per le europee, tanto in Francia quanto in Germania, ce le hanno prese alla grande sia Macron che Scholz, no? Cioè in Italia invece, a parte l'elevatissimo tasso di astensione, mi ricordo che la prima volta manco la metà degli aventi diritto si è recata alle urne, sembrerebbe, certo, poi se, no, 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 non mi attardo a parlare dei commenti dei politici perché lasciamo perdere, però dico, chi parla di vittoria in queste circostanze dal mio punto di vista, vabbè, andate a prendere in giro qualcun altro, mettiamola così. Però ecco, in generale sembra che gli italiani, come dire, no, non abbiano questo stesso tipo di percezione, o magari non avevano una valida alternativa, c'è anche questa, Sì. naturalmente c'è anche questa possibilità. Ma io penso che tutto sommato, nonostante un peggioramento generale, gli italiani stiano ancora bene, perché bisogna considerare che abbiamo la ricchezza più privata tra le più alte del mondo, dopo il Giappone, e quindi non c'è ancora un livello tale di
tra virgolette, di disperazione da far muovere qualcosa. Sicuramente non in Italia, in altri paesi europei, invece, come dicevi tu, Francia e Germania, c'è una grande insofferenza per le proprie classi dirigenti. Quindi probabilmente bisognerebbe toccare il fondo, no, magari, ma sicuramente non siamo ancora in una condizione tale da far sobbalzare, diciamo così, tra virgolette, gli italiani. Anche se le elezioni europee ci restituiscono comunque un quadro generale, diciamo, ambivalente, perché hanno dimostrato che c'è una forte disaffezione, nei confronti delle istituzioni comunitarie, perché il 50% di astensione comunque, è alto. Dall'altra parte, chi è andato a votare invece ha confermato la linea, atlantista, che abbiamo visto fino ad ora, atlantista dell'austerity, e quant'altro, delle politiche green in particolare, le quali tra l'altro, contribuiscono al peggioramento delle condizioni di vita, perché tutta la transizione energetica viene scaricata sulle classi medie e meno abbienti, quindi è un costo molto alto per le classi europee, per le società europee. Ecco, però l'elettorato, insomma, quello che si è recato alle urne ha confermato la cosiddetta maggioranza Ursula, che quindi ci terremo per un altro mandato, mentre sì, l'altro dato interessante è proprio quello di Francia e Germania. Ma la Germania, con Scholz, che è stato il grande sconfitto, risente moltissimo della gestione politica, e anche della politica estera del governo Scholz. E sicuramente, per come ha gestito anche i rapporti con la Russia, è stato punito, perché l'industria tedesca sta soffrendo moltissimo, come dicevo prima, recessione tecnica. E alcune industrie storiche tedesche del comparto chimico piuttosto di quello manifatturiero hanno addirittura chiuso. Quindi la situazione tedesca è molto pesante, ma questo avrà ripercussioni anche in Italia. Anche in Italia, perché è molto dipendente appunto dall'industria tedesca, avendo i fornitori, ci sono fondamentalmente nel nord-est soprattutto dell'industria tedesca. Quindi arriverà anche qui il calo, anzi l'Istat proprio questa settimana ha segnalato un altro calo della produzione in Italia molto forte, quindi anche le cose in Italia non stanno andando bene dal punto di vista economico, ma nonostante ciò, ecco, per tornare alla domanda che facevi tu, effettivamente non si vede una reazione da parte degli italiani, evidentemente per vederla ci vuole una crisi più forte. Speriamo di non dover arrivare a tanto, anche se, oddio, ci sono tutta una serie di segnali che sicuramente, tu dicevi giustamente questo dato sul calo, che mi sembra che sia il quindicesimo consecutivo del calo della Sì. produzione industriale. Tra l'altro, anche qui mi rifaccio a quello che disse a suo tempo appunto Demostenes nell'intervista che facemmo, cioè a volte le persone dicono, ah, però vedi che il prezzo, per dire, della benzina non è più salito oltre un certo livello, ma non vi siete mai chiesti perché questo non accada? Non perché c'è qualcuno buono e bravo in più ci tutela o perché magari il mercato sta andando diversamente, perché c'è un calo della produzione. E il calo della produzione vuol dire minore occupazione. La minore occupazione che cosa vuol dire? Vuol andare. Cioè, bisogna a volte unire tutti i puntini, non pensare, ah, visto, la benzina costa soltanto 1800, 1,8 invece che Sì, basta 2,1. poco per accontentare Ecco. le persone, sì, non E si capisce il meccanismo che sta dietro. quello purtroppo che alla fine sfugge tanto. Tra l'altro, ecco, io poco prima di collegarci questa sera, leggevo uno degli ultimi articoli che proprio sono usciti sull'Indipendente, che mi arrivano le notifiche, firmato da Michele Manfrin, che riguarda proprio l'affare, tu ne hai parlato poc'anzi, della ricostruzione dell'Ucraina. È interessante, e credo anche, invito naturalmente alla lettura di questo articolo, però è interessante, credo anche rilevare che di fronte a un paese devastato, che ha veramente i problemi di cui non so sinceramente se molti abbiano contezza, credo di no, sinceramente,
perché a parte portare in giro il signore presidente, che poi mi sembra che non abbia neanche più legittimità costituzionale, in giro per tutte le occasioni, magari se vogliamo portare anche in giro la sagra della cipolla di Tropea, fate pure, però dico in generale, mi sembra che il problema di base sia che già si parla di ricostruzione, come dire, qui si fanno gli affari sulla ricostruzione. Mi chiedo se qualcuno di queste persone, di questi partner, diciamo membri della partnership cosiddetta pubblica-privata, ci sia qualcuno che magari si preoccupa della gente comune. Io ho qualche dubbio, però chissà. No, certamente no, ma infatti è tutta una questione di interessi e oltre al fatto della ricostruzione ucraina, che bisognerà vedere quando, in che modi, in che termini si farà, perché ancora c'è il conflitto in atto, quindi sono tutte discussioni in realtà prive di senso queste, che sono già state fatte tra l'altro anche negli scorsi anni. Beh, il fatto che l'Ucraina sia fondamentalmente una nazione su cui tutti vogliono mettere le mani lo ha dimostrato anche un senatore repubblicano recentemente, Lindsey Graham, che ha ammesso, come fanno spesso questi senatori repubblicani, candidamente la verità. Ossia che uno dei motivi per cui gli americani sono così interessati al controllo del Donbass sono le sue enormi risorse minerarie. Quindi pare che proprio in questa zona siano presenti risorse minerarie per un totale di 12 trilioni di dollari, quindi una cifra enorme. E naturalmente il senatore ha fatto presente che è molto meglio che queste risorse vadano a finire nelle mani degli americani che non in quelle di Putin e di Xi Jinping. Quindi aggiungiamo questo alle cause del conflitto in corso, che è appunto un conflitto esclusivamente dettato da interessi geopolitici e appunto economici, tra cui non ci sarà solo la speculazione sulla ricostruzione, ammesso che avvenga. In che termini, ma appunto anche la corsa alle risorse. Quindi Esatto, fondamentalmente. la Donbass è una delle aree più fertili, tra l'altro per quanto riguarda Esatto, il terreno sì. Esatto, coltivabile, oltre che a detenere importanti infatti già servizi. tutte le multinazionali del cibo americane sono già presenti in Ucraina, detengono i terreni. Quindi fondamentalmente l'Ucraina non solo non è un paese sovrano, è un paese smembrato perché è detenuto da attori esterni, da attori esteri. E quindi c'è ben poca sovranità da difendere in questo paese, nonostante appunto gli Stati Uniti si siano riempiti la bocca sul fatto di difendere l'integrità territoriale ucraina e la sovranità ucraina, che in realtà già non c'era prima della guerra per queste ragioni, perché appunto tipo multinazionali come Cargill, eccetera, sono già presenti in Ucraina da tempo, così come un governo assolutamente filo-occidentale sottomesso al volere americano occidentale. Io chiuderei con una battuta, se ve la concedi, sulla cosiddetta conferenza di pace in Svizzera, a cui tra le altre, diciamo, peculiarità c'è la non presenza, della Russia. Cioè, evidentemente, io ero rimasto che quando si fa la conferenza di pace ci sono tutte le parti, comprese quelle Sì, sconfitte. questa è l'autoreferenzialità dell'Occidente, cioè Io, contano solo loro, fanno la pace da soli. Veramente, cioè non lo so, è come se la conferenza, ecco, passiamo a un discorso storico, è come se la conferenza, non so, se al congresso di Vienna non avessero invitato la Francia, invece c'era, o se alla conferenza di pace di Versailles non avessero invitato la Germania, invece c'era, o se quando hanno fatto gli accordi sulla pace, alla conclusione della seconda guerra mondiale, non avessero, non lo so, non avessero invitato il Giappone o la Germania, cioè. Certo, sì, ma Non è una cosa è mai assurda. stato fatto in realtà, però quello è un altro discorso. Però comunque c'erano, cioè, il discorso, voglio dire, è possibile. Cioè, siamo. Sì, ma allora, secondo me questo è un banco di prova per vedere, da parte dell'Occidente, per vedere quante nazioni sono dalla parte appunto del blocco atlantico, quindi quante nazioni partecipano e per sondare quindi il famoso isolamento della Russia, nel senso quanto la Russia sia effettivamente isolata. E abbiamo visto che non lo è affatto, perché molte nazioni non hanno aderito, tra cui quasi tutte quelle del sud globale, e quindi oltre ad essere inutile per avere la, come
per avere dei negoziati, sono semplicemente appunto un sondare quanta presa ancora ha Washington e tutto il blocco occidentale sugli altri stati del mondo, e la risposta è poca, perché tutti gli altri stati del mondo sono sempre più indipendenti dalle direttive di Washington, specie dopo, appunto, dopo l'inizio di questa operazione militare russa in Ucraina, ma anche dopo il massacro che sta conducendo a Gaza l'esercito israeliano, che ha messo bene in risalto i doppi standard occidentali. Quindi sempre più stati si stanno allontanando dalla sfera occidentale, che capisce anche attraverso questi eventi farsa di non avere l'appoggio come pensava di avere o come ce l'aveva prima. Quindi in realtà si tratta solo di un'ulteriore conferma del fallimento delle politiche occidentali, che non porta assolutamente da nessuna parte. E poi tra l'altro io questo mi si è costruita proprio come riflessione conclusiva. Quello che credo io è che ci sarebbe la possibilità e anche la disponibilità, perché ricordiamo, questo è importante dirlo, cioè da parte di russi e cinesi in particolare c'è sempre stata la disponibilità al dialogo, a maggior ragione questo, di trovare un punto di incontro in cui comunque tutte le nazioni, Stati Uniti inclusi, trarrebbero i loro benefici senza bisogno di imporre tutta una serie di politiche che poi a lungo andare portano anche purtroppo alla devastazione di alcuni stati. Adesso, ecco, magari se vuoi ne possiamo parlare in una successiva occasione, però adesso c'è tutto perché oggi allungheremo ovviamente troppo il discorso, però adesso c'è tutto il discorso legato al Caucaso, penso a quanto sta avvenendo in Georgia, che ovviamente è stato Sì. completamente distorto, ho letto alcune cose che sono state scritte, che, cioè, vabbè, lasciamo perdere, no? Penso anche a quello che sta accadendo in Armenia, cioè lì veramente si rischia di innescare tutta una serie di ulteriori scenari che ovviamente porteranno soltanto problemi, se non addirittura purtroppo nuove conflittualità, oltre a quelle che già ci sono state. E ovviamente i vantaggi. Bisognerebbe sempre farsi la famosa domanda, cui prodest? Basta farsi sta domanda e si capisce tutto, non ci vuole molto. A vantaggio di chi? Se qualcuno pensa oggi, dopo tutto quello che è successo, che il conflitto che si è scatenato sia andato a vantaggio dell'Ucraina, io credo che dovrebbe fare una bella iniezione di realtà. Sì, assolutamente. Il problema è che non c'è riflessione, soprattutto da parte di chi si occupa particolarmente di questi temi, ma tra la società così civile non c'è questa riflessione. Come dicevo prima, i media non aiutano in questo senso. Però sicuramente anche tutta la questione della Georgia è molto importante, perché stanno cercando di aprire altri fronti fondamentalmente. L'obiettivo è quello, il secondo fronte sarebbe la Moldavia, il terzo la Georgia, e rappresentano anche queste una forma di escalation, perché si dà il via ad ulteriori terremoti politici e geopolitici, ripetendo poi quello che è successo nel 2014 in Ucraina, Maidan, perché quello che sta succedendo in Georgia è un po' esattamente lo stesso copione di quanto è successo in Ucraina. E quindi appunto stanno ripetendo la stessa cosa, il che conferma che non c'è un cambio di strategia, ma si va sempre nella stessa direzione. E questo, infatti, come dicevi tu, non può che giovare solo in questo caso gli Stati Uniti. Assolutamente sì. Magari diciamo, questi sono quelli che chiamano i nostri alleati, i nostri protettori, punti Sì. di Grazie vista. Grazie Giorgia, spero di ritrovarti a te. presto. Buona serata a tutti, grazie. Buonasera, grazie.